Ciao, io sono Elia Calobba, ritrovato al Giardino Sotto il Naso, ci troviamo qui nel Bar Mida, siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come preparare un drink caldo dalle note resinose, ideale insomma per il periodo invernale. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Sadrio, Liquore Pineta, Vermouth Mida, Liquore Fuore e Liquore Fenù. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.midaspiris.com. Ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro Giuseppe, per l'amice Pino, il caldo. Sigla! Bene, prima di cominciare, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Din don. Ti invito anche a dare un'occhiata anche agli altri nostri canali social, Instagram e Facebook, sia con il nome Il Giardino Sotto il Naso che come Mita Spirits, dove pubblichiamo regolarmente materiale diverso da quello appunto del canale YouTube. Ti invito anche a dare un'occhiata sempre a tutte le descrizioni dei nostri video perché, oltre a trovare la descrizione del video stesso, trovi anche eventuali aggiornamenti. Ma veniamo a noi. Prima cosa ti presento Sbaglio Natale, perché in realtà è stato messo qui per sbaglio e mi sta dando molto fastidio. Ma le feste sono quasi finite e fra poco diciamo, lo sganciamo. Detto questo, questa ricetta, come ogni ricetta che abbiamo creato, ha una piccola storiella. E in questo caso abbiamo creato questa ricetta, insomma, siamo nel periodo invernale, quindi ci serviva per un evento che abbiamo fatto a Monteroni dai nostri amici di Pedra Country House, ci serviva un qualcosa di... Loro hanno una piccola pineta vicino casa, è una bella villa, e volevamo fare appunto un drink che richiamasse un po' anche il caldo, tra virgolette, del bosco o di una pineta durante l'inverno. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo preso spunto, diciamo, da grandi classici tipo gli Hot Toddy, insomma, quel genere di drink lì, e gli abbiamo dato una connotazione, diciamo, nostra, semi-selvatica. Gli ingredienti quali saranno? Saranno del whisky, in questo caso è un bourbon whisky, poi abbiamo il nostro liquore, le pigne, pinete, che gli darà appunto questa nota resinosa e balsamica. Andremo a completare il drink con dell'acqua calda, bollente, e del succo di limone e sciroppo di alloro, o meglio, sciroppo di fiori di alloro. Prima cosa che c'è da fare è, come facciamo per i drink freddi, andiamo a raffreddare di solito il bicchiere e poi lo strumento. In questo caso farei un drink built, quindi costruito direttamente nel bicchiere. È un drink caldo, quindi anziché mettere il ghiaccio andiamo a riscaldare appunto il nostro bicchiere. Se non bar si è un po' più facilitato. Se invece, come è successo a noi, che eravamo in un, diciamo, un bar catering esterno, quindi non avevamo la possibilità di avere lavandini e tutta l'attrezzatura a portata di mano, una buona soluzione è appunto avere queste caraffe termiche. Andiamo a versare l'acqua pian piano in modo tale da stemperare il vetro. Questo è un bicchiere resistente alle temperature un po' più alte, però comunque è meglio andarci per gradi. Quindi vado a mettere l'acqua nel bicchiere, così intanto inizia a scaldarsi, in modo tale che quando andiamo a mettere i nostri ingredienti, si manterrà appunto più caldo. Ho sbagliato! In realtà ho sbagliato bicchiere, infatti dovevo metterlo qua dentro, invece l'ho messo lì dentro. Comunque non fa niente, ho scaldato quest'altro bicchiere, andiamo a ricominciare la nostra ricetta. Quindi mettiamo 3 cl del nostro liquore alle pigne. Perfetto, 1. 2 cl di bourbon whisky, quello che hai a disposizione. Benissimo. E poi andiamo a versare i nostri ingredienti, quindi 1 cl di succo di limone e un paio di cl di sciroppo di fiori di alloro o di honey mix, quello che preferisci. Se a questo punto ti rendi conto che è troppo, diciamo, dolce, puoi aggiungere un pochino di succo di limone, succo di arancione che hai a disposizione, oppure puoi scegliere di appunto versare dell'altro. Quindi se va bene così, insomma, lo puoi aggiustare. Se è troppo dolce, aggiungi succo di, diciamo, la parte acida. Se invece è troppo aspro, ci aggiungi ancora un po' di sciroppo o qualsiasi, diciamo, sostanza dolcificante che tu preferisci. Vado a versare praticamente tutta l'acqua quindi sono circa 10 cl di acqua. Andiamo a dare una nostra miscelata. Questo è un drink, diciamo, viaggiamo intorno ai 15-20 cl più o meno. 18, tipo la birra, molto buono. A questo punto, per me, questo qui è una tendenza che io l'ho fatto, diciamo, tendenzialmente
dolce, quindi per un pubblico più femminile. Se invece ti rendi conto che lo preferiscono un po' più aspro, ti ho già detto come fare. Andiamo a questo punto a spruzzare i nostri oli essenziali sulla superficie del nostro drink. Se la tua domanda è: posso utilizzare, per esempio, non lo so, posso, se preferisci mettere magari una spezia calda, certo, ci può stare tranquillamente. Diciamo che gli agrumi ci stanno bene perché sono proprio, richiamano proprio la parte, diciamo, invernale, quindi diciamo che vanno benissimo. Sbaglio Natale, mi sta continuando a dare fastidio, ma il nostro drink nel frattempo. Giuseppe il caldo, Giuseppe che appunto per gli amici lo chiamano Pino, è proprio perché c'è il Pino, è caldo perché è caldo. In realtà Giuseppe il caldo sembrava il titolo di un film a luci rosse e quindi abbiamo messo Giuseppe per gli amici Pino per staccare un po', per far capire appunto che stavamo parlando di un drink. Bene, con questo drink direi che abbiamo anche concluso questo bellissimo anno, abbiamo fatto un sacco di cose, sono successe un sacco di cose. Belle, e siamo cresciuti tanto anche grazie insomma a chi ci guarda, quindi anche grazie a te. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, un bel pollice in su, commenta e condividi con i tuoi amici. In questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire. E mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. In questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non restate a vederci, ci vediamo presto, anzi prestissimo. Buon fine anno e buone bevute! Ciao!